Di tutta la storia della nostra emigrazione abbiamo ottenuto solo qualche pezzo. La straordinaria dimostrazione di forza, di bravura e di resistenza dei nostri contadini in Brasile e in Argentina, le curiosità di città come Nuova Milano, Nuova Trento, sparse qua e là, ma soprattutto negli USA, dove si contano due Napoli, quattro Venezia, Palermo, cinque Roma. Le lacrime per i minatori mandati in Belgio in cambio di 200 kg l'uno di carbone al giorno e morti in tragedie come quelle di Marcinelle. I successi di manager alla Lee Jacocche, di politici alla Mario Cuomo, di uno spolo di attori da Rodolfo Valentino a Robert De Niro, da Anna Bancroft all'anagrafe Anna Maria Italiano e di Leonardo DiCaprio, la generosità delle rimesse dei Veneti e dei Friulani che hanno dato il via al miracolo del Nord-Est, stima conquistata la Volkswagen dai capi reparto siciliani o calabresi. E su questi pezzi di storia abbiamo costruito l'idea che noi eravamo diversi, di più, eravamo migliori. Non è così. Non c'è stereotipo rinfacciato agli immigrati di oggi che non sia già stato rinfacciato un secolo o solo pochi anni fa a noi. Loro sono clandestini? Lo siamo stati anche noi, a milioni, tanto che i consolati ci raccomandavano di pattugliare meglio i valichi alpini e le coste, non per gli arrivi, ma per le partenze. Loro si accalcano in osceni tugurii in condizioni igieniche rivoltanti. L'abbiamo fatto anche noi, al punto che a New York il prete irlandese Bernard Lynch teorizzava che gli italiani riescono a stare in uno spazio minore di qualsiasi altro popolo, se si eccettuano forse i cinesi. Loro vendono le donne, ce le siamo vendute anche noi, perfino ai bordelli di Porto Said del Maghreb. Sfruttano i bambini? Noi abbiamo trafficato per decenni con i nostri, cedendoli agli sfruttatori più infami o mettendoli all'asta nei mercati d'Oltralpe. Rubano il lavoro ai nostri disoccupati? Noi siamo stati massacrati con l'accusa di rubare il lavoro agli altri. Importano criminalità, noi ne abbiamo esportata dappertutto. Fanno troppi figli rispetto alla media italiana, mettendo a rischio i nostri equilibri demografici. Noi spaventavamo allo stesso modo gli altri. Basta leggere il reportage sugli USA della giornalista Amy Bernardi, i libri sull'Australia di Tito Cecilia o Brasile per sempre di Francesca Massarotto, la quale racconta che i nostri emigrati facevano in media 8,25 figli a coppia, ma che a Rio Grande do Sul ne mettevano al mondo fino a 10, 12 o anche 15, così come era nelle campagne del Veneto, del Friuli e del Trentino. Perfino l'accusa più nuova dopo l'11 settembre, cioè che tra gli immigrati ci sono un sacco di terroristi, è per noi vecchissima. A seminare il terrore nel mondo per un paio di decenni furono i nostri anarchici, come Mario Buda, un fanatico romagnolo che si faceva chiamare Mike Boda e che il 16 settembre 1920 fece saltare per aria Wall Street, fermando il respiro di New York 80 anni prima di Osama Bin Laden. Mancava poco a mezzogiorno. La strada davanti allo Stock Exchange, la bocca newyorkese, era piena di gente. Si arrestò un carretto tirato da un cavallo. L'uomo legò le redini a un paio davanti alla banca Morgan Stanley, che nel 2001 sarebbe stata nuovamente colpita dall'attacco alle Torri Gemelle. Si sistemò il cappello e si allontanò senza mostrare fretta. Pochi minuti e Wall Street fu spassata da un'esplosione spaventosa. Quando la polvere si posò e vennero finalmente spenti gli incendi che avevano aggredito tutti gli edifici intorno, furono contati 33 morti, oltre 200 feriti e danni per 200 milioni di dollari all'epoca. Il più sanguinoso attentato di tutti i tempi lo sarebbe rimasto fino alla strage di Oklahoma City nella storia degli Stati Uniti. Negò che fosse italiana la firma di tutte le bombe, decine, la più devastante nella sede della polizia di Milwaukee, 10 agenti uccisi, fatte scoppiare in quella violenta stagione americana. Bombe piazzate prima come risposta preventiva alle leggi restrizionistiche che stavano per essere varate contro gli stranieri, in particolare le teste calde, poi come protesta contro il processo a Sacco e Vanzetti. E in questa doppia versione dei fatti può essere riassunta tutta la storia dell'emigrazione italiana, una storia carica di verità e di bugie, in cui
Non sempre puoi dire chi avesse ragione e chi torto. Eravamo sporchi, certo, ma furono infami molti ritratti dipinti su di noi. Era vergognoso accusarci di essere tutti mafiosi, certo, ma non possiamo negare di aver importato noi negli States la mafia e la camorra. La verità è fatta di più facce, sfumature, ambiguità. E se andiamo a ricostruire l'altra metà della nostra storia, si vedrà che l'unica vera, sostanziale differenza tra noi allora, e gli immigrati in Italia oggi è quasi sempre lo stacco temporale. Noi abbiamo vissuto l'esperienza prima, loro dopo. Punto. Detto questo, per carità, alla larga dal buonismo, dall'apertura totale delle frontiere, dall'esaltazione scriteriata del melting pot, dal rispetto politicamente corretto, ma a volte suicida di tutte le culture, ma alla larga più ancora dal razzismo, dal fetore insopportabile di xenofobia che monta, monta, monta in una società che ha rimosso una parte del suo passato. Certo, un paese è di chi lo abita, lo ha costruito, lo ha modellato su misura della sua storia, dei suoi costumi, delle sue convinzioni politiche e religiose. Di più, ogni popolo ha il diritto, in linea di principio e dentro certi limiti, di essere padrone in casa propria e dunque di decidere, per mantenere l'equilibrio, a suo parere corretto, se fare entrare nuovi ospiti e quanti. Di più ancora, in nome di questo equilibrio e di valori condivisi, la democrazia, il rispetto della donna, la laicità dello Stato, l'uguaglianza di tutti gli uomini, può arrivare perfino a decidere una politica delle quote che privilegi laicamente questa o quella componente. In un mondo di diffusa illegalità come il nostro, possono essere invocate anche le impronte digitali, i registri degli arrivi, la sorveglianza assidua delle minoranze a rischio, l'espulsione dei delinquenti, la mano pesante con chi sbaglia. La xenofobia però è un'altra cosa. Ma perché questa parola deve avere un significato negativo? Ha sbuffato testualmente Silvio Berlusconi a Porta a Porta nel maggio 2002. Gli esponde il vocabolario Trecani, xenofobia, sentimento di avversione per gli stranieri e per ciò che è straniero, che si manifesta in atteggiamenti razzistici e azioni di insofferenza e ostilità verso le usanze, la cultura e gli abitanti stessi di altri paesi. Più sbrigativo ancora il significato di xenofobo, chi nutre odio o avversione indiscriminata verso tutti gli stranieri. Nessuna confusione. Una cosa è la legittima scelta di un paese di mantenere la propria dimensione, le proprie regole, i propri equilibri. Un'altra, giocare sporco sui sentimenti sporchi, dicendo come Umberto Bossi che nei prossimi 10 anni porteranno in Padania 13 o 15 milioni di immigrati per tenere nella colonia romano-congolese questa maledetta razza padana, razza pura, razza eletta. Una cosa è sbattere fuori quei musulmani che puntano al rovesciamento violento della nostra società, un'altra, spargere piscio di maiale sui terreni dove dovrebbe sorgere una moschea. Una cosa è irrigidire i controlli sugli albanesi, che ormai rappresentano un detenuto su tre fra gli stranieri rinchiusi nelle carceri italiane, un altro dire che tutti gli albanesi sono ladri o papponi. Vale per tutti, dall'Australia alla Patagonia, ma più ancora, dopo decenni di violenze e stereotipi visti dall'altra parte, dovrebbe valere per noi, che dovremmo ricordare sempre come l'arrivo dei nostri emigrati con i loro fagotti e le donne e i bambini venisse accolto dai razzisti locali, con lo stesso urlo che oggi campeggia sui nostri muri, lo stesso urlo, la stessa parola, quella che prende alla pancia, rievocando i secoli bui, la grande paura, i barbari, Attila, gli unni con la carne macerata sotto la sella, l'orda.